fu un punto di svolta nella storia di Israele. Gli anni nel deserto furono pesanti, ma il popolo era lì, vicino al fiume Giordano, a celebrare la salvezza del Signore, la Pasqua. Questo rito avvolge le narrazioni di Israele nel deserto. Era il momento di andare avanti per conquistare le promesse. La conquista è il termine con cui associamo maggiormente il libro di Giosuè. Ma questa parola veicola molte connotazioni negative che spesso nascondono la grande dimensione teologica del libro. Il libro di Giosuè tratta del compimento delle promesse, della restaurazione, del perdono, della giustizia e della pace. È in questo momento della storia che Dio realizza la sua promessa a Israele. Riflettendo su ciò che rappresenta la Pasqua a Gilgal, Giosuè 5, 10 al 12 ci dice: «Il figlio di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nella pianura di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pane asimi e grano arrostito. E la manà cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. Il figlio di Israele non ebbero più manà, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan». Qui si chiude un ciclo e si inizia un altro, sulla terra, dove le promesse sarebbero già una realtà per il popolo di Israele, un futuro che non sarebbe privo di difficoltà e sfida, ma in cui lui si sarebbe visto agire, stabilire la sua giustizia e pace sulla terra, in un mondo dove le promesse non sono più vere, dove la fedeltà non sembra essere una realtà per una società chiusa nella temporalità di oggi. Le promesse, no? Le promesse ritornano, promesse che ripristinano. Sulle rive del Giordano, Israele si proietta al futuro, un futuro straordinario, perché è il futuro che Dio aveva per loro. E così, oggi, possiamo camminare in pace. Sappi che c'è un futuro dove regneranno la pace e la giustizia, perché Gesù, l'anello pasquale che ha rotto il nostro legame con il passato, ci dà la possibilità e la sicurezza di che Egli riceverà in noi la sua promessa, oggi e sempre.